ci sono anche forme personali, qui si possono scegliere varie forme. Per avere tutte queste forme bisogna fare tutte, aggiungi, io le ho già. E per disegnarle è meglio tenere premuto Shift, così la forma viene, diciamo, ecco che io sono su tracciati, devo andare qui e spostare la mia forma. Anzi no, io ho appena fatto un tracciato, perché ero nei tracciati. Quindi devo fare la mia forma, che non si crea perché nelle impostazioni io sono su tracciati, invece devo andare su livelli forma e quindi creare la mia forma. Lei automaticamente prende gli stili che ho selezionato prima e il colore primo. Per cambiare colore due volte qui e per togliere gli stili, gli effetti, clicchiamo sull'occhiettino. Andando avanti ci sono strumenti per grafica 3D, questa è la mano per spostarsi quando abbiamo zoomato e questo è lo zoom, che però è meglio usare Alt e scroll del mouse. Le maschere è un argomento sempre per il fotoritocco, ma comunque noi vediamo una maschera qui nel nostro, nella nostra forma. Se eliminiamo questa maschera tutto il disegno diventa blu, perché la nostra maschera ritagliava un pezzo che diventava blu. Vedete, c'è la lampadina piccolina lì, è lei che determina questo blu, come quando noi selezioniamo e ci disegniamo dentro. Avete visto, è uscita la finestra, rasterizza il livello, perché naturalmente non potevamo disegnare con i brusher su una cosa raster, su una cosa vettoriale. Quindi un'altra cosa da dire è che il nostro brusher, pennello, cioè, io mi viene da dire in inglese, può aumentare di dimensioni e diminuire grazie al tasto due punti e punto e virgola, cioè virgola e punto anche. Con virgola diminuiamo, con punto aumentiamo. Ci sono anche gruppi di livelli dentro i quali possiamo mettere tutti i nostri layer. E spingendo sull'occhietto tutti questi layer spariscono. Per diselezionare CTRL D, e io direi che le cose principali le ho dette. Spero di essere stato chiaro. Se qualcosa non avete appreso nella pratica, vi tornerà tutto chiaro. L'ultima cosa che vi dico è che per salvare il file, salva con nome. Se lo volete fare, fatelo per il formato PSD, cioè il formato di Photoshop. E invece se dovete salvare per il web, salva per web e dispositivi è la scelta giusta. Qui ci appare un menu e qui possiamo ottimizzare le nostre immagini. Per esempio l'originale pesa 3 MB e salvata in JPEG pesa 4, e qualcosa di KB. Possiamo selezionare il PNG 24, pesa ancora di meno, PNG 8, proprio minimale, e anche con GIF abbiamo una misura molto piccola. Salvando poi si seleziona la cartella, eccetera, come in tutti i programmi. Quindi direi basta. I filtri sono sempre per il ritocco, le regolazioni per il ritocco, dimensioni quadro sono il quadro da disegno e la misura del quadro da disegno. Per esempio se noi mettiamo percentuali, selezioniamo che il quadro si deve
allargare in sotto, vedete, da qua va in sotto, e la larghezza la aumentiamo di 20%. Ecco che il quadro si è allargato, si vede da questa cosa trasparente. E quindi il testo, mi stavo scordando il testo, stavo per concludere senza avervi fatto vedere il testo. Scriviamo qualcosa. Selezioniamolo e possiamo modificarlo con le impostazioni. Il carattere, la grandezza, lo stile, questo è l'effetto, forte, rotonda, l'allineamento, il colore, adesso vediamo anche questo strumento un attimo, ecco il carattere. Qui proprio ci sono impostazioni più dettagliate e unite tutte. Potete anche guardarci da soli, questa è la distanza tra lettere, altezza delle lettere, questa è uppercase, per esempio nel CSS si dice così, cioè tutte maiuscole, sì. La lingua nel quale è scritto il testo, e quindi ok, ho capito perché ho selezionato un font del cazzo, diciamo, e selezioniamo Arial, e quindi possiamo usare le impostazioni alter il testo, quindi possiamo piegarlo ad arco di più, di meno, farlo flettere in giù, distorsioni orizzontali, verticali, oppure altre impostazioni che potete anche capire voi stessi naturalmente facendo un paio di prove. Sempre la pratica ci vuole, anche se io vi faccio vedere gli esempi. Il testo è anche verticale. Solo che il testo per qualche motivo mi ha scritto da destra a sinistra. Vabbè. E poi ci sono le maschere del testo, che non ho mai usato e quindi non posso dirvi cosa sono. Quindi dai, a questo punto concludo. Quello che non avete visto lo vediamo. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto quello che dobbiamo usare, anche di più. E quindi ci vediamo nella prossima lezione, dove disegneremo il nostro sito.